e lasciamo il Campidano di Cagliari per andare in una interessantissima subregione della Sardegna, la subregione del Goceano, con gli amici provenienti da Burgos, il gruppo folk Foresta Burgos. Le accogliamo con un applauso per questo incedere danzante. In tutto il Goceano esistono balli specifici di questa subregione. Ora abbiamo modo di vedere sul ballo Burregno, un ballo che viene eseguito nel carnevale tradizionale ottanese. In una giornata di festa e di allegria, di tradizione e di cultura, c'è un momento che vogliamo dedicare ad una nostra conterranea. L'avremmo voluta qui in questa giornata. Abbiamo la rappresentanza che arriva da Samugheo, Rossella Urru di Samugheo. Da troppo tempo non ha la possibilità di tornare al proprio paese. Gli amici di Samugheo, il gruppo folk San Sebastiano di Samugheo, non poteva mancare a questa manifestazione e non poteva non ricordare questa loro concittadina che tutti noi sentiamo nostra sorella. Grazie agli amici di Samugheo. L'abbigliamento barbaricino, la moda nuorese in qualche modo, anche in questo caso, detta i canoni della bellezza dell'abbigliamento del centro della Sardegna. Interessante il copricapo femminile, questa lunga benda che viene avvolta intorno al capo, che si alterna al fazzoletto in tibè di lana marrone con i motivi floreali ricamati con filo d'oro. In questo caso è assente il grembiule nell'abbigliamento femminile, ma è messa in evidenza appunto, sono messe in evidenza le due tasche nelle quali le donne infilano le mani nella parte anteriore della gonna. Da Nuoro ci spostiamo ancora una volta in Trecenta con un gruppo proveniente da Guasila, il gruppo folk intitolato a Santa Maria. Lo accogliamo con un applauso. E l'abbigliamento che vediamo oggi rappresentato dal gruppo di Guasila è unico nel panorama dell'abbigliamento trecentese, dove il colore verde spicca su tutti gli altri, a differenza appunto degli altri paesi della Trecenta. Coperte nella parte posteriore dai spavigetta, che è appunto il corpetto realizzato in broccato. Il capo è coperto da fazzoletti in seta, cotone o tibè
e gli scialli o sumucadori tarau avevano la funzione di coprire la parte superiore del corpo femminile. Le gonne sono realizzate in semplice tessuto, arricciate nella parte posteriore sui fianchi e la parte anteriore tenuta liscia perché coperta da sudventali. Il grembiule realizzato in diversi tessuti, tessuto elegante e tessuto pregiato per gli abiti eleganti e tessuto semplice, il cotone, per gli abiti da lavoro. Li salutiamo mentre incedono a passo di danza gli amici di Gonno Spanavida. Bellissimo, archeologici di grande importanza risalenti al quarto millennio avanti Cristo. L'abbigliamento del medio campidano, come dicevo, è ben rappresentato. L'antico carnevale della Sardegna, rappresentato, come abbiamo visto, dalle maschere barbaricine e non solo, perché ora ancora una volta la presenta protagonista con la formazione stricconica di Giulio Sottile. Si raggiungono qui di fronte alla tribuna centrale con la rappresentazione del loro antico animale. Salutiamo il gruppo Città di Assemini, le note e le melodie delle Launetas incedono, arrivano qui di fronte alla tribuna centrale della 40ª edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera. L'orchestra popolare, diretta dal maestro Orlando Magia con i suoi allievi, Cigattano, nero, di ortace, con il cappuccio calato sugli occhi, pantaloni e giacca in vermute, scarponi e gandali, escono portandosi appresso gli attrezzi del lavoro contadino, mentre due turpos procedono aggiornati come i buoi. E muggiscono e scavano, fanno le piste, andano a tira e coa. Turpos di Oratelli.
siamo il gruppo maschile tradizionale, la Mezzola di San Giorgio.